Buongiorno agli amici di QDS Pausa Caffè, il format del sito internet QDS.it, il quotidiano di Sicilia. Siamo qui a parlare di trasporti e lo facciamo con Salvatore Omba. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Salvatore Omba è il presidente dell'Agest, che è la società che gestisce l'aeroporto di Trapani. Esatto. E allora, guardi, partirei subito da una considerazione, ovvero che la pandemia adesso, diciamo, non per portare sfortuna, però la pandemia sembra comunque che stia lasciando un pochettino spazio all'ottimismo, alla ripresa, e quindi insomma diciamo che il trasporto aereo è stato uno dei settori più colpiti, massacrati, ecco, diciamo che la parola massacrati forse rende di più. Esatto, ci racconti un pochettino Dal 2020, dall'inizio 2020, il primo caso fu a novembre, poi da marzo siamo stati chiusi, addirittura il nostro aeroporto è stato, come molti altri, totalmente chiuso, avevamo le luci spente dell'aeroporto fino a giugno del 2020, quindi traffico praticamente completamente bloccato. Devo dire che non è stata solo una sorte di Trapani, ma insomma tutto il comparto del trasporto ha perso miliardi di euro nel corso del 2020. I dati sono sotto gli occhi di tutti, chi ha fatto bene ha fatto meno 85, 86, meno 90% di traffico e quasi meno 97% in termini di movimenti. Oggi pare in realtà, come diceva lei, che un segnale di ripresa c'è, stiamo tutti puntando sulla stagione estiva, quindi sulla Summer 2020, che sta partendo con quasi 3 mesi di ritardo. Normalmente le stagioni sono cadenzate dal cambio dell'orario, quindi marzo e ottobre. La stagione estiva sta partendo i primi di giugno e contiamo molto in un allungamento della stagione verso settembre e ottobre. Ecco, su questo ci stiamo muovendo. Trapani si è ben preparata nonostante l'anno di pandemia. Oggi abbiamo un panel di circa 30 rotte mixate tra rotte nazionali e rotte internazionali. Siamo su tutte le regioni nazionali, cioè tocchiamo tutte le regioni nazionali e qualche destinazione straniera, quella dove le compagnie aeree se la sono sentita di mettere dei voli nonostante alcune restrizioni che via via, per fortuna, nell'ambito Schengen stanno diminuendo, quindi andiamo in Grecia, andiamo in Germania. Quindi è comunque ottimista sulla ripresa in generale, anche in tempi brevi, oppure comunque si aspetta una ripresa all'attività? No? Beh, guardi, per definizione da imprenditore devo essere necessariamente ottimista. Ovviamente. È chiaro che il mercato, una ripresa del mercato c'è, la Sicilia resta una delle mete più ambite, una tra le 10 mete più ambite in termini turistici. Dobbiamo necessariamente pensare a un futuro, la gente vuole ripartire, c'è già segnali forti di ripartenza, in questi giorni che si è aperta la possibilità di andare nel ristorante, un po' di più libertà, tutti i ristoranti, o meglio tutte le zone dove c'è un po' di movida, sono state prese d'assalto, e quindi questo è un buon segnale. Contiamo molto nella ripresa, non soltanto quest'anno sarà un trasporto prettamente nazionale, l'anno prossimo contiamo, e i dati danno dei segnali che dovrebbero essere addirittura migliori del 2019, che insomma per il trasporto è stato uno degli anni migliori della storia. Quindi la battuta d'arresto c'è stata, si tornerà nel 2022 secondo noi alla piena normalità. Adesso c'è da capire, io cerco sempre di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno. È chiaro, da una forte crisi ci sarà una forte ripartenza, bisognerà a questo punto capire che tipo di turismo noi vogliamo dare a questa regione. Esatto. Che dobbiamo capire come vogliamo orientare il turismo. Oggi ci si è mossi molto in maniera disorganizzata e sparsa, ognuno secondo le proprie idee, ogni territorio ha promozionato quello che riteneva di poter promozionare. In realtà io sono per una logica assolutamente diversa, quello di promuovere il turismo in maniera congiunta, quello di creare sistema tra i territori, e la Sicilia può tutte insieme avere una crescita, un'offerta ecoturistica quanto più variegata possibile. È necessario metterli in rete e fare sistema. Abbiamo la fortuna, la nostra regione ha la fortuna di avere 6 aeroporti, 4 diciamo sull'isola più grande e 2 nelle 2 isole minori. È chiaro che tutti questi aeroporti, secondo me, e questa è una cosa che ho detto anche al presidente Musumeci, che devo dire va ringraziato non soltanto perché è il nostro azionista, ma perché ha puntato sulla regione di Tra
sulla provincia di Trapani, ha puntato sulla crescita del nostro settore e soprattutto sull'aeroporto, che veramente era in condizioni quasi da chiusura. E infatti questa è la mia successiva domanda. Lei ha parlato ovviamente della provincia di Trapani, tutti sappiamo che la provincia di Trapani è una delle province dove il turismo, diciamo che è più ricercato, nel senso comunque ci sono tantissime località. L'aeroporto fino a qualche anno fa addirittura sembrava che potesse superare Palermo a un certo punto. Poi cos'è successo? La questione Ryanair, insomma, si è sbagliato qualcosa, non tanto magari per quanto riguarda l'aeroporto, ma anche per quanto riguarda la provincia stessa, i comuni, la regione. Cos'è successo secondo te? Ero presidente io, sì, quando c'è stata la grande crescita dell'aeroporto, eravamo diventati la base più grande al Mezzogiorno Italia, da Roma, esatto, in giù, era diventata la base Ryan importante, era diventato il trampolino dalla Sicilia verso moltissime destinazioni, avevamo superato oltre 40 destinazioni. Poi una serie di fatti coincidenti, tra cui la scelta scellerata di cancellare le province e poi un po' di abbandono dell'aeroporto, poi perché i comuni non hanno creduto sulla forza di un aeroporto che per me resta il cancello primario dello sviluppo in un territorio, dove ci sono tutte le aggregazioni. Una volta, negli anni dell'antica Roma, si formavano attorno ai porti, che erano l'unico mezzo di comunicazione, oggi si fanno attorno agli aeroporti, quindi lo sviluppo si crea attorno agli aeroporti, quindi è necessario che questo venga ben compreso. Oggi devo dire, dal 2019 mi rioccupo di aeroporti, devo dire abbiamo fatto un gran lavoro, sia con alcune azioni promosse dalla Regione Sicilia, la legge 14 una per tutte, che ha stanziato circa 9 milioni e mezzo di euro per la promozione in nuove rotte. Devo dire, abbiamo messo in piedi due bandi importanti che sono stati aggiudicati, questo è un altro fatto assolutamente importante. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere quanto più compagnie possibili, tra cui abbiamo riconquistato la fiducia di Ryanair, che aveva deciso a marzo del 2020 di abbandonare lo scalo di Trapani. Oggi ripunta di nuovo su Trapani Birgi, ha cominciato con 11 rotte già nella summer di quest'anno, ci sarà un potenziamento importante a partire dalla winter e poi summer 2022. Altre compagnie, piccole compagnie, che delle start-up, alcune non start-up, che stanno puntando sul nostro territorio, e va fatto un doppio applauso a queste compagnie. Oggi sbagliare una rotta o sbagliare delle frequenze significa far saltare le compagnie in aria, e quindi bisogna essere bravi nel saper calibrare che tipo di rotte mettere, che frequenze mettere e quali destinazioni fare. Noi oggi su Trapani abbiamo 7 compagnie che volano, tra cui, come dicevo, anche Ryanair, e contiamo di incrementare le nostre rotte. Ci sarà un volo diretto verso Dubai fatta con Albastar in occasione dell'Expo, e ci saranno delle frequenze a partire da settembre verso Sharm, che è stato uno dei paesi che è aperto alle restrizioni. Quindi su queste stiamo lavorando, siamo molto attivi sulla cercare di intercettare compagnie che vogliono testare la nostra provincia, che devo dire è arrivata a trasportare oltre 2 milioni di passeggeri l'anno, quindi eravamo diventate veramente un punto di riferimento nella Sicilia occidentale. C'è un po' di rimpianto forse? Beh sì, mi è dispiaciuto che tutto quello, esatto, che avevamo creato è stato vanificato. Ho lasciato l'aeroporto a quasi 2 milioni di passeggeri, lo sto riprendendo con meno di 400.000 passeggeri. L'obiettivo che mi sono riproposto col Presidente è quello di arrivare, dopo post pandemia, a circa 800.000 passeggeri quest'anno e riportare in break even l'aeroporto nel 2022. Queste sono delle scelte importanti, la Regione, ecco, su questo mi sta venendo dietro, cioè sta apprezzato il progetto industriale che in corso. È chiaro, è tutto difficile, dopo una pandemia o nel corso della pandemia è stato tutto molto difficile, le difficoltà sono aumentate soprattutto per gli aeroporti di piccola, diciamo gli aeroporti secondari o con minor traffico. Abbiamo chiesto al governo un intervento importante, che è quello non solo della rasburocratizzazione, ma anche sulla cancellazione dell'addizionale comunale sul biglietto aereo, che di comunale non ha nulla perché serve a finanziare il reddito di cittadinanza, che avrebbe incentivato moltissimo gli aeroporti, diciamo, con passeggeri al di sotto del milione di passeggeri.
Su questo il governo è stato sordo, abbiamo riproposto ancora questa abrogazione, l'abolizione dell'addizionale comunale, ripeto, per i piccoli scali o per gli scali secondari. Ci vuole far capire che genere di ricchezza genera l'eliminazione di una piccola di un piccolo introito, di una piccola diciamo incasso che ne ha il comune verso una ricchezza diffusa sul territorio stesso. Come dico sempre, se è vero che i 10 scali nazionali che fanno il 90% del traffico sono le arterie del corpo umano, certamente noi siamo il sistema venoso, che è fondamentale quanto il sistema delle arterie. Dobbiamo svilupparlo al meglio e soprattutto quello di fare sistema. Attraverso, per esempio, la Sicilia non ha un sistema degli aeroporti, un sistema infrastrutturale degli aeroporti, andrebbe costruito. Se non riusciamo a fare, perché mettere assieme, mi rendo conto, Palermo e Catania non è semplice, potremmo creare due sistemi aeroportuali della Sicilia orientale e della Sicilia occidentale. Ma si era pensato, se non mi sbaglio, unire Comiso a Catania, Palermo a Trapani, una cosa del genere. Questo è il percorso che cui dobbiamo pensare. Ai campanilismi, e quanto di più miope possa esistere, quanto di più sbagliato ci possa essere. L'obiettivo è, guardi, vado a discapito mio evidentemente, perché l'aeroporto più grande dovrebbe fare sistema e inglobare l'aeroporto più piccolo, ma i due sistemi, i due aeroporti debbono necessariamente essere interlacciati. Poi quello di Trapani e Palermo, che ha la fortuna di avere un sistema autostradale che esce dalla porta dell'aeroporto e arriva alle porte dell'altro aeroporto, quindi in maniera facile. No, il nostro è l'autostrada nostra finisce nella l'altro finisce dall'altro, quindi è chiaro, e peraltro collegato in 90 minuti. Se avessimo un sistema ferroviario, quale la Sicilia è il sistema ferroviario più vecchio d'Europa, avesse un sistema di collegamento veloce, questo comporterebbe certamente un vantaggio estremo. Una persona che viene, diciamo, da paesi lontani, atterrare a Palermo o atterrare a Trapani è assolutamente indifferente, non saranno i 50 minuti di percorso che ci dividono a fare la differenza. Paradossalmente, se oggi Trapani si chiamasse Palermo 2 come aeroporto, avremmo maggiori vantaggi, perché la gente lo capirebbe come un unico sistema. Non è tanto il nome, ma quanto far capire che noi gestiamo un sistema la Sicilia ha un sistema aeroportuale. Ma poi comunque fare, diciamo, unirvi vi darebbe più forza, e quindi in pratica darebbe più forza al territorio, certo, non tanto, cioè noi non siamo un'entità economica, noi non siamo un'impresa che produce carta, noi diamo un servizio, cioè la gente deve percepire l'importanza di questo servizio. Se noi riuscissimo a far comprendere qual è lo strumento, che è uno strumento unico ed è a vantaggio di un territorio molto grande, ribadisco, la catchment area, cioè l'area di riferimento degli aeroporti, colpisce quasi 3 milioni, 2 milioni e mezzo di passeggeri, di utenti, più tutto l'incoming che può arrivare. Ecco, se questo venisse percepito come un unico sistema aeroportuale, questo darebbe certamente maggiore vantaggio e impulso all'intera economia del territorio. Secondo lei la gente tornerà a viaggiare in aereo, perché comunque c'è sempre, diciamo, un po' di paura, ecco. Ma guardi, gioco forza sì. Si immagini se la gente può muoversi, può fare lunghi tragitti con la macchina o con quale strumento. Quindi l'aeroporto è uno in termini di sicurezza, una volta per il volo, uno è lo strumento di sicurezza, è lo strumento più sicuro che esiste già di per sé. Viaggiare nell'aeroplano è anch'esso sicuro. I filtri che ci sono all'interno degli aeroplani, cioè non è dimostrato che nessuno si è trasmesso il Covid attraverso il volo o negli aeroporti. È chiaro che poi l'allentamento, la vera forza è quello di avere scoperto un vaccino in termini così rapidi che salva la vita. Cioè io proprio non comprendo come si possa non essere vaccinati, insomma, veramente dovrebbe essere un altro discorso. Io la vedo da imprenditore, la vedo in maniera pratica, e mi fido soprattutto di chi fa questo mestiere, mi fido di chi fa scienza, e quindi come molti si fidano di quello che faccio io sia nel mio settore del metalmeccanico, sia in quello del trasporto in cui mi cimento giornalmente, mi fido di chi fa scienza. Se mi dicono che un vaccino è sicuro, e se scienziati mi dicono che un vaccino è sicuro, io mi fido e me lo faccio. Tant'è che devo dire, la curva dei contagi sta nettamente calando, e non è per magia.
strategia, ma soltanto perché si sta facendo un lavoro importante sulla prevenzione e soprattutto sulla vaccinazione. Guardi, faccio l'ultima domanda. Si dice sempre che anche nelle cose più tragiche ci sia un'opportunità. Secondo lei, per quanto riguarda il trasporto aereo, la pandemia in futuro potrà essere vista come un'opportunità oppure solamente come un disastro massacrante? Guardi, io anche lì da imprenditore per definizione devo essere ottimista. E va visto il bicchiere mezzo pieno. Il mondo del trasporto è drasticamente mutato. E anche compagnie aeree che prima non avrebbero mai pensato di fare linea, di fare rotte, oggi lo fanno perché è cambiato il tipo del trasporto aereo. Quindi per me è un'opportunità, la voglia di viaggiare c'è, e la gente è come una molla compressa. Abbiamo visto appena si è aperto un po' la possibilità di poter andare in giro, si sono riempite piazze, si sono riempite ristoranti, la gente ha voglia di muoversi. Chiaro, dobbiamo essere, l'opportunità che dobbiamo cogliere è quella di saper dare un'offerta turistica integrata. La gente praticamente quando viaggia cerca tre cose: la sicurezza, la pulizia e i servizi. Se riusciamo nella nostra zona, diciamo nella Sicilia occidentale, a dare un'offerta quanto più completa possibile, quanto più sicura possibile e quanto più integrata possibile, certamente questa terra non ha nulla da togliere a nessun altro territorio. Abbiamo tutte le condizioni che il Padre Eterno ci ha dato. Ecco, dobbiamo saper essere bravi a coglierle e metterle insieme. Io ringrazio il Presidente Ombra e speriamo che questa pandemia tra poco sia un brutto ricordo non solo per il trasporto aereo ma un po' per tutti noi. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie.